macchina che stacca. Veloce Hortensia Gualla, veloce anche Orleans OM. Orleans attacca e sfila su Hortensia che lascia il via libera. 13 e 3, primi 200 metri, Orleans in vantaggio, 5 su Hortensia Gual che precede Odone MP, Lex Wise al largo, Marozia Deimar all'esterno, Indy Kronos, primo passaggio di fronte alle tribune. Orleans battistrada, Hortensia di rincalzo, Lex Wise al largo. Primi 600 metri di Orleans OM in 43 e 2. Alle sue spalle Hortensia e Lex Wise, poi Odone, Marozia con al largo Indy Kronos. Penultima curva con le posizioni che non cambiano e Orleans che completa gli 800 in 58 scarso. Prova a riavvicinarla Hortensia Gual portandosi appresso Odone MP all'esterno Lex Wise, poi Marozia Indy Kronos. Il completamento del primo chilometro in questo istante per Orleans OM in 1, 12 e 4. Mancano poco più di 500 metri al termine, Orleans su Hortensia, allargo Lex, di dentro Odone che è richiesto, allargo Indy Kronos, poi Marozia, 400 al termine, Orleans in vantaggio, Hortensia a ridosso, poi Lex che sta scavalcando Odone in calo, in terza prova anche Indy Kronos, Orleans è sempre salda battistrada sul finire della piegata, Hortensia che si prepara, ingresso della retta di arrivo, Orleans in vantaggio, Hortensia qualche prova all'attacco, Orleans che si difende, Hortensia che è prevalente, a 150 dalla conclusione, Hortensia Gual è passata. Hortensia Gual che viene a concludere netta davanti a Indy Kronos, Orleans OM, Lex Wise e Marozia Deimar. 1:56.6 sul mio cronometro per Hortensia Gual. In salchi Lorenzo Alessi che confeziona l'ennesimo doppio di un'annata veramente da incorniciare per lui. Il training di Holger Ehlert, i colori della scuderia Nice, la media al chilometro 1:12.9, la quota al totalizzatore 2:67.